Classic Drive Up Live. Classic Drive Up Live. Elisabetta Sfarda, un'artista che viene dal Veneto addirittura ed è in mostra con una sua opera proprio in questi giorni a via Margutta all'interno dei locali della Galleria Area Contesa Arte, e Mario Salvo, maestro internazionale di spatola stratigrafica, già molto noto di Classic Drive Art Live. Benvenuti. Grazie, benvenuti. Buongiorno. Elisabetta, raccontaci di te, della tua arte e di come è nato tutto ciò. Niente, buongiorno, io sono appunto Elisabetta Sfarda, in arte Sfardart. Sfardart, sì. Mi piace. Sono un'artista veneta. Bene. Vengo dalla provincia di Venezia. E io mi ispiro alla poetica dell'arte povera, ovvero utilizzo materiali principalmente riciclati. Quindi, nello specifico, utilizzo delle camicie, quindi proprio un indumento. E per questo, come dicevamo prima, anche con Mario, sei riconoscibilissimo ormai, come sì. Artista, che è una cosa fondamentale per gli artisti, no? Quella che è Elisabetta Sfarda. Sì. Quindi io camicie. Fisso, sì, e dipingo all'interno della tela, sì. E delle camicie che non sarebbero più state utilizzate. Sì. E che sono state utilizzate da qualcuno. Eh sì, quindi io voglio far rivivere un po' l'anima delle persone che l'hanno indossata. Benissimo. E in un certo senso voglio anche vestire l'anima d'arte. Giusto. Sì. Bene, abbiamo visto una foto di Elisabetta con una sua opera d'arte, ma ce ne saranno altre. Ecco, questa è una. Vuoi commentarle? No? Sì. Sì o no? Sì, sì, sì. Vai. Beh, questa è la pausa. Perché? Questa è la pausa, vediamo. La pausa, sì. Due parole sulla pausa. Ma io qui ho immaginato praticamente un clown che dopo la sua attività lavorativa, dopo aver fatto ridere i grandi e piccini, prende una pausa e mette nella tasca il naso del clown. E si prende un suo momento di riposo. Nella tasca sul cuore, poi tra l'altro. Eh sì. Bene, vediamo un'altra foto, un'altra opera di. Questo è un negozio. Questo sì, ogni tanto appunto mi hanno invitato ad esporre all'interno dei negozi. Bene. Questo è un negozio. Vediamo ancora. Questo dove si trova? Questo è all'interno della nave di vetro. Sì. È vero, in realtà. A Marghera, Black Ship. Bene, vediamo ancora un'altra opera se l'abbiamo di Elisabetta. E poi qui sei. Dove sei? Sì. Beh, qui ce ne sono tantissime. Cioè sì, sì. Qui vediamo. Era in spiaggia a Jesolo. A Jesolo. Sì. Mario, invece, qualcosa da te, perché insomma, oltre ad essere un critico, sei anche un artista, ma ti dividi in critico, artista e. Perché uno è trino, si può dire in questo caso. No, perché lo dicevamo prima. Parte, allora, come critico? A parte critico e artista, poi sono anche, diciamo, giornalista, corsivista, articolista. Mi occupo dell'arte a 360 gradi perché scrivo per diversi blog, per delle riviste d'arte, stampa, e sono inserito in tante organizzazioni artistiche come esperto, come selezionatore e tante altre cose. Però insomma, vabbè, non devo parlare oggi di me. Oggi. Però hai giustamente accennato a quello che sei per presentarti in maniera completa. Ma però io vorrei da te sapere qualcosa di Elisabetta. Io infatti Elisabetta. Già ieri quando abbiamo avuto modo di presentare la galleria Margutta, perché io sono critico ufficiale di quella galleria, ho avuto immediatamente una visione che mi ha colpito della sua originalità, e le ho anche detto che in questa maniera, se continuerà in questa esatta dimensione artistica, potrà anche non firmarle, perché ormai è riconoscibilissima, diciamo, nel mondo, a parte dei eventuali copyright, spero certo. Che non avvengano. No. E senti, ma stiamo vedendo l'opera che è esposta. Esatto. Fino a quando in Galleria Area Contesa? Fino al 30. Fino al 30, sì. Sì, esattamente. E oltretutto ho anche dato a Elisabetta piccoli suggerimenti che però ci teniamo per noi e cattivo siamo curiosi e poi no, beh, che no, è stato un po' un pescaggio dalla mia esperienza di tanti anni nell'arte, perché non dimentichiamoci che insomma piano piano mi avvicino verso quasi 60 anni con l'arte, quindi ho già fatto un volume 50 anni con l'arte nel 2010, quindi calcolate. Senti, decisamente. Senti Elisabetta, io vorrei però da te sapere della tua opera che è esposta. Cioè, vorrei che veramente dedicassimo. Sì. Vediamo. Quest'opera. Come si intitola? Il viaggiatore. Mm-hmm.
Io mi sono immaginata un lavoratore stanco della vita frenetica che decide di prendersi un periodo per viaggiare. Sì. Scoprire, viaggiare e riposarsi. Esatto. E questo quadro, come vedete, è sotto praticamente c'è un sacco di juta. Sì. E quindi appunto mi sono immaginata questo viaggiatore che prende parte, va in India occidentale del sud, e qui trova un saggio all'interno di una piantagione di caffè. E sì, mi piace. Sì, poi? Sì. E questo saggio praticamente gli dice: la vita è come un caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, però per farlo diventare dolce devi girare il cucchiaino. Ecco, vedi. A stare fermi non succede niente. No, rimane lì, no? Esatto. Non si sente, esatto. C'è, ma non si vede, non si sente, non si assapora. Quindi è un po' come nella vita di tutti noi, che se stiamo fermi... Rimaniamo così, possiamo avere delle occasioni, ma molte meno o quasi zero. Sì. E invece Mario... Volevo soltanto magari dire una considerazione su Elisabetta. Mi affascina quest'idea, questa voglia, questa propositività e anche l'aspetto umano, lirico, che non è facile trovare oggigiorno nelle nuove leve. E quindi anche per questo io oggi ho accettato di venire, perché sento veramente che può fare molta, molta strada. L'importante, ecco, che ascolti e che sia seguita. Io sono disposto. E oltretutto le ho fatto i miei complimenti, perché ha dentro di sé una fucina che deve soltanto canalizzare, strutturare e allevare bene, perché è un po' come un cavallo di razza, va comunque allenato per poter rendere il meglio, e lei ha tutti i requisiti per essere un cavallo di razza. Beh, insomma, Elisabetta, dopo questa, questo parere, questa dichiarazione quasi, no? Sì, di, sono di molto onorata. Salvo. Bene, sono contento. Senti, io ringrazio quindi Elisabetta Sfarda, Mario Salvo, per essere stati qui con noi. Classic Drive Up Live.